Anche quest'anno è giunto alla nona edizione questo Moto Raduno, questa benedizione delle moto, dei bikers, che si tiene qui nel cuore della vecchia Termoli. Dicevo, giunta alla nona edizione, da 9 anni si ritrovano qui verso la metà di aprile tanti bikers per fare appunto questo incontro e poi per la benedizione che verrà fatta dopo la messa che si sta celebrando in questo momento in cattedrale. Bene, quindi quest'anno, a differenza dello scorso anno, che è stato l'anno record di presenze, circa oltre 800-700 bikers qui a Termoli, quest'anno purtroppo, per via anche delle condizioni climatiche che non sono ideali, adesso è uscita una sfera di sole, ma fino a poco fa pioveva. Dicevo, quest'anno uno degli organizzatori, Gianni Federico, che ci ha detto che sono circa 300 e qualcosa in più di partecipanti arrivati da più lontano, dalla Puglia, da Lecce, quindi poi ci sono tutti quelli del circondario molisano. Quindi una bella organizzazione che trova sempre con la solidarietà e l'amicizia in primo piano che mettono in campo questi ragazzi sulle due ruote che percorrono in lungo e largo la penisola per ritrovarsi in vari raduni. Questo oggi a Termoli, ma domenica prossima potrebbe essere un'altra città. Insomma, si ritroveranno sempre perché il primo comandamento è l'amicizia e la solidarietà. E quindi sono qui anche quest'oggi per farsi appunto benedire dal parroco della cattedrale di Termoli. In questo modo poi ci sarà un giro per la città, un incontro giù al porto turistico, dove ci sarà anche un buffet organizzato dagli organizzatori che offriranno a tutti i partecipanti. Insomma, praticamente una bella giornata che adesso viene arrisa anche dal sole che è uscito in questo momento. Vedete, questo è il panorama che c'è infatti a Piazza Duomo di Termoli, dove sono schierate tutte le moto, anche le più fantasiose, per questo moto raduno della benedizione per le moto da parte della comunità religiosa di Termoli. Bene, allora noi da Termoli, Piazza Duomo, è tutto. Michele Trombetta per Termoli Online. Di solito si dice che manifestazione bagnata, manifestazione fortunata. Questa lo è sempre stata anche con il bel tempo, perché è sempre stata una manifestazione che ha portato qui a Termoli tanti di quelli dei bikers, sì, come si chiamano, sì, in genere. E allora siamo giunti alla nona edizione della benedizione delle moto qui in Piazza Duomo a Termoli. E allora, a parte la pioggia, parliamo con il presidente del motoclub Road Eaters. Non riesco mai a dirlo sta cosa. Va bene, Enzo Federico Giannotti. Giannotti, sì. Perfetto. Abbiamo preso in pieno. Allora, Federico, non edizione, innanzitutto parliamo con i numeri. Sì. Quest'anno com'è? Allora, l'anno scorso è stato, penso, l'anno in cui abbiamo raggiunto il massimo numero di moto, circa 700 moto. Quest'anno penso sulle 300 causa tempo, purtroppo piove nei dintorni di Termoli, però nonostante ciò c'è da apprezzare e fare un grande applauso a tutti i motociclisti. Intanto che armati una panoramica di sì. Armati di antipioggia si sono presentati per non mancare al nostro evento. Un grazie a tutti loro. C'è qualcuno che si diverte anche da cercare. Quindi abbiamo detto il numero intorno penso alle 300. 300, vabbè, sì. Comunque è sempre un successo perché comunque... Sì. Ma come no? Da dove arrivano da più lontano? Allora io ho parlato con gente che veniva, vabbè, dal Molise, tutto il Molise, da Pescara sono venuti questa mattina, e chi ha soggiornato anche ieri, che arriva da Lecce, da Taranto, perché abbiamo amicizie anche lì, insomma. Questo poi sono scambi di, esatto, di amicizie, esatto, che sì, vi fate, sì, durante, sì, l'anno. Non sono obblighi, ma sono scambi che uno fa ben volentieri. Ma questo forse è quello il bello di tutta questa cosa, che voi... Nonostante viviate insomma lontani, però sì, comunque siete sempre in contatto, tenete sempre strettamente in contatto con le manifestazioni, certo. E siete anche grandi amici, perché i bikers sono solidali, come i pescatori in mare, sì. C'è la solidarietà proprio della categoria. Tra motociclisti, sì. Quindi, se uno può, io dico sempre, non un obbligo, un piacere, certo, quindi va benissimo. Il fascino delle due ruote poi lo sappiamo, quindi fa il resto. E quindi allora, bene, adesso c'è la messa in corso per quanto concerne, e poi subito dopo ci sarà la benedizione, che è quella, la fase clou, la fase centrale. E poi tutto in corteo. Il buffet è offerto dal club con cose caserecce per tutti i partecipanti, poi un girettino cittadino fino a raggiungere il porto commerciale, dove faremo delle foto di rito, insomma. E da lì baci e abbracci, si dice in queste occasioni. E poi si conclude, esatto. Dà l'appuntamento alla prossima. L'anno prossimo per quanto riguarda noi, anche se quest'estate, approfitto, faremo un evento a settembre, 7 e 8, 2 giorni a livello nazionale, quindi anche lì un bel evento. Se ce lo facesse far sentire meglio, forse anche bene.
sì. Vabbè, comunque allora c'è un evento, un esatto, evento esatto. Anche di grande entità. Sì. Fa posto probabilmente. Sì. Forse perché ci ha visto che facciamo questo. Bene, Federico, noi ti ringraziamo. Perfetto, perché, grazie sempre, a voi. Sei sempre disponibilissimo a tutto e ci diamo l'appuntamento alle prossime occasioni. Perfetto, okay. grazie. Ecco, questo è il momento della benedizione che Don Gabriele Mascilongo sta facendo per i bikers. Questo è il momento. Thank you.
Mmm.